Sta tornando alla normalità la situazione sulle spiagge pescaresi, letteralmente invase nei giorni scorsi da fastidiose e puzzolenti alghe sviluppatisi a causa delle alte temperature e dei concimi che vengono trasportati dai fiumi. In due notti gli operatori di Attiva hanno ritirato 40 tonnellate di alghe, soprattutto nella zona sud, con coltri che hanno raggiunto anche 30 cm di altezza. In alcuni stabilimenti sono stati rimossi 300 sacchi di alghe, un fenomeno eccezionale, ha spiegato l'assessore comunale all'ambiente Paola Marcheggiani, che il comune ha prontamente risolto respingendo al mittente ogni accusa di intervento tardivo. Ed è stata una evenienza eccezionale che ha avuto un esito positivo, con una polemica stupida, cattiva, pretestuosa e falsa, perché Attiva, avvisata in tempo dagli operatori che ci sarebbe stata l'invasione delle alghe, ha anticipato di 2 ore quello che era il servizio mattutino, e invece di iniziare alle 3 della notte, quindi del primo mattino, ha iniziato all'1 e ininterrottamente ha caricato 40 tonnellate di alghe, una situazione eccezionale risolta con civiltà da una società che ha lavorato con grande alacrità. E devo dire che rispetto alle situazioni emergenziali che si sono create quando era il centrodestra al governo di questa città, le situazioni emergenziali sono state risolte in quale maniera? Buttando le alghe sulla strada, creando quindi situazioni igienico-sanitarie gravissime ed una visione di inciviltà per tutta la Riviera.